Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua con un'altra puntata di Bibbio Boom, una puntata un po' speciale. Adesso vi spiegheremo perché, ma prima ciao Francesco. Ciao Elios, sai che quando ci sono gli speciali io mi diverto tanto e soprattutto a parlare di questo speciale dove andremo a raccontare delle serate meravigliose, ma a te il racconto. Esattamente, una, due, tre puntate fa al massimo vi avevamo anticipato che il mese di novembre sarebbe stato il mese del gioco e del videogioco in biblioteca, un'iniziativa che oramai va avanti, è iniziata una decina di anni fa, forse qualcosa in più, e si sta sempre di più allargando. Siamo partiti con il giorno del gioco in biblioteca, la settimana del gioco in biblioteca, siamo arrivati al mese del gioco in biblioteca. Essendo un mese, avevamo pensato di organizzare delle serate a tema. E nella puntata di oggi, appunto, vi spiegheremo un po' come è andata. Era una scommessa, Francesco. Ci abbiamo provato e io direi che l'abbiamo stravinta. Perché adesso lasciamo dire questa cosa ai nostri podcast ascoltatori, okay. Ma devo dire proprio di sì, Allora, devo dire che sei stato geniale, e questo, vabbè, essere uno di Biblio Boom, questo mi fa piacere, perché hai avuto l'intuizione di registrare dei piccoli contributi da poi mettere qua a disposizione la nostra trasmissione. Perciò lì è stata una cosa fantastica. Perciò forse ho smarmellato qualcosa, forse ho spoilerato qualcosina, ma la puntata di oggi vedrà protagonisti non noi due di Biblio Boom, non dei libri, non degli scrittori, non degli editori, non delle colleghe che raccontano e introducono a dei meravigliosi romanzi, ma a chi ha partecipato, a chi gioca ai giochi e a chi ha partecipato. Infatti, quando dicevo una scommessa vinta, era non tanto per fare i gradassi, ma partendo proprio da quello che ci hanno raccontato le persone che hanno partecipato alle tre serate, e soprattutto fra anche dai numeri dell'adesione e della partecipazione. Lo diciamo, sono state tre serate intensissime, con purtroppo una lista d'attesa non potuta esaudire assolutamente, ma con la promessa che ci siamo fatti con i nostri giocatori che faremo al di fuori del mese dedicato al Game in Biblioteca, ma faremo anche durante gli altri mesi delle serate. Oh, l'abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto anche qua in Biblio Boom, perciò adesso a Elios ci tocca organizzarla questa cosa. Metterci al lavoro, sì, che poi è sicuramente ok, è un'idea nostra, ma anche un desiderio di tante persone che hanno partecipato alle tre serate, dove si sono divertiti un sacco e ci hanno chiesto di proseguire a fare qualche cosa di simile o anche qualche cosa di nuovo poi dopo Natale. Quindi il nostro desiderio è quello di rimetterci in moto dopo le feste, gennaio, febbraio, e partire con qualche evento dedicato al gioco, ma non legato al mese del gioco in biblioteca, anche perché fra un numero, fammelo dire, in tre serate in biblioteca più o meno hanno partecipato una settantina di persone, poi magari ogni tanto a qualche serata c'era qualcuno che aveva partecipato anche alla prima, alla seconda, però comunque 70 adesioni non sono poco. No, ma 70 adesioni, questo perché non avevamo disponibilità ad ospitare altre persone, perché se io penso all'ultima serata, la lista d'attesa che c'era rispetto alla serata del 30 di novembre, lì non siamo stati, anche perché mancavano i giochi, insomma un po' di cose che affineremo assolutamente e cercheremo di non lasciare dietro nessuno, assolutamente. Però la soddisfazione, come dici tu, c'è, ai grandi, perché parliamo di adulti, parliamo di giovani adulti, ma poi parliamo di adulti
E questa cosa qua la potete vedere grazie ai contributi che abbiamo registrato, Elios. Esattamente. Io adesso entrerei un po' proprio nello specifico delle 3 serate. Adesso vi faremo vedere 3 brevi video dei 3 eventi, e il primo evento è, mi sembra, il 9 di Il novembre, 9 giusto? novembre, primo 9 evento, poi novembre. torniamo noi, commentiamo e lanciamo il secondo, poi torniamo, commentiamo e lanciamo il terzo. Perciò, Esatto. ragazzi, adesso sedetevi perché non saremo noi, io e Elios, a condurre, ma questi video, secondo noi, allegri, brillanti, ma che invogliano a giocare ai giochi selezionati da Elios, devo dirlo. No, beh, poi cioè, vedete nei video, ci sono anche altri colleghi che mi hanno dato una mano Ti ringraziamo. in tutto ciò, te per primo Francesco. La prima serata, quella del 9 novembre, era la serata dedicata a Deckscape, che sono dei giochi di carte che ripropongono delle escape room, proprio con un tempo, in teoria, poi un po' si è sforato, ma fa parte anche quello del gioco, dove bisogna risolvere dei casi simili all'escape room, da qui il nome. Bisogna risolvere un non tanto un mistero, dei casi, e riuscire a risolvere, a liberare Londra dallo scoppio di una bomba, in un tempo definito. Con Basta, delle finito carte, ma adesso il blocco e io farei partire il video. basta. Allora, ragazzi, il contributo. Alberto, ben Buonasera. arrivato e grazie di esserti iscritto e di partecipare Grazie a a voi. questa serata. Domanda che facciamo un po' a tutti i partecipanti: tu conoscevi questo servizio della biblioteca, ovvero che si possono prendere in prestito come libri anche i giochi? Sì, ho già sentito negli scorsi anni, che comunque è un servizio abbastanza nuovo, mi pare, però ho già sentito che c'è la possibilità di noleggiare. Personalmente l'ho provato solo una volta, però sì. Ti ringrazio. Grazie a Ciao. voi ancora. Il tuo nome Laura, è? Oh, ciao. siamo felici di averti qui. È la prima volta? Sì, è la prima volta e sono qua per provare appunto oggi Deck Escape con voi. Perfetto. Hai visto quanti Sì, bellissimi giochi che che abbiamo? belli. Sono bellissimi. Grazie mille. Sono delle escape room tascabili da tavolo, girando delle carte, che poi ci sarà tutto spiegato carta dopo carta, non c'è. Per uscire, i giocatori devono risolvere enigmi, giochi, trovare e utilizzare oggetti. Vabbè, non è necessaria alcuna competenza specifica. Inizia. Davvero non c'è il libretto di istruzioni. Vi diranno che cosa fare, cosa risolvere, ci saranno degli enigmi e man mano che risolvete gli enigmi potrete girare le altre carte e risolvere il caso. Senza leggerne il retro, sceglietene due dei quattro oggetti e portate con voi, riponete gli altri nella scatola senza Ah, girarli. quindi dobbiamo già fare una scelta tra. Allora, questo è un po' particolare rispetto agli altri perché questo è da giocare squadra contro squadra, quindi. Sopra e la teniamo qui. Continuiamo a leggere, cioè il professore vi accoglie. Benvenuti nel mio laboratorio, li ho scelti dai miei più giovani. Allora, c'è coso di fiori, il coniglio dentro il cappello, una palla, cosa cazzo è questa roba? I primi che Quindi hanno a quale finito. gioco avete Che gioco avete giocato? giocato? Eldorado. No, è stato molto divertente, anche se l'affiatamento fra il gruppo non è sempre stato il massimo. Più competitivo che cooperativo. Esatto, Però molto alla più. fine siamo riusciti Alla ad arrivare fine al siamo finale riusciti al finale positivo. positivo. Esatto. Non è molto, non è, in alcuni punti è poco scontato, quindi molto bello. Ce la siamo cavata bene, come ha detto il gioco stesso. No, soddisfatto, dai, devo ammettere, divertente. Gli enigmi erano difficili, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, è stata una bella esperienza, sarebbe carino provare anche gli altri. È stato Meno molto di un'ora però. positivo. Ah, ragazzi, vedo che avete finito il gioco, Sì. com'è andata?
va bene, cioè un po' all'inizio un po' sottotono, insomma, per la fatica che dovevi fare per fare gli errori, però alla fine abbiamo raggiunto il secondo finale migliore possibile. Quindi vabbè, allora dai, siamo contenti. Sì, ne valeva la pena quindi venire. È stato bello, sì. Dai, mi fa piacere che vi siate divertiti. Alla prossima allora. Va bene, certamente. Ciao, grazie. Ciao. Mamma mia, Elios, che meraviglia! Ma ti sei visto? Sì, mi sono visto e ho visto anche tanti ragazzi, adulti, che si sono divertiti. A me la cosa che poi di più mi è piaciuta in tutte queste, in queste tre serate, è il fatto che magari nella stessa squadra c'erano persone che non si conoscevano, c'è stata la possibilità di tante persone di conoscersi, di passare un'oretta, anzi quasi due orette di in completa armonia, si sono divertiti, si sono conosciuti, e magari potrebbe essere nata anche una partecipazione tra di loro in una quotidianità, un'amicizia, diciamo, un'amicizia, perché quello fa intorno ad un tavolo di gioco di games proposto dalla biblioteca. Ho visto anch'io molte persone che poi alla fine si sono riviste nella terza serata, perché io nella seconda non c'ero, adesso non ricordo, una l'ho saltata, però si sono terza, nella seconda c'eri e come c'ero, allora dai, andiamo a vederla, dai. Seconda serata dell'IGD 2022 in biblioteca. Qua con me c'è Marco e Luca del negozio Danger Store Milano Nord di Via Picardi, qua a Sesto San Giovanni. Grazie a voi di averci ospitato, ovviamente. Fa estremamente piacere essere qui e soprattutto della bellissima risposta che c'è stata, sia per quanto riguarda i master, che adesso spiegheremo che cosa sono, e per tutte le persone che sono venute a giocare. Degli iscritti, che sono piacevoli, è una grande sorpresa perché sono stati veramente tanti. Infatti abbiamo dovuto anche aumentare il numero di tavoli in corso d'opera. Sì, facciamo due master. E stasera vedremo 24 persone presenti, sì, senza contare ovviamente noi master, che si diletteranno nel vivere diverse avventure con diverse ambientazioni. Dunque, Vincenzo, sai dirci tu che sei Dungeon Master, che cos'è un Master? Allora, un Master è colui, diciamo, che dirige in qualche modo le redini del gioco. Il Master è anche duro lavoro. Tavolo Master. Intrighi. Narrazione emergente. Anziani. La peste divertente. Dark. Spaccarsi. A gestire questa sera. Ringraziamo anche tutti i vari master che sono arrivati per darci una mano. Come funziona? Funziona che adesso siamo nel 1300 durante la peste. È un gioco dove si muore male. Questa sera giochiamo una sessione ambientata a Gotham City. Qua si gioca a Dungeons and Dragons quinta edizione. Invece quello che presento io si chiama Root. Strada che vi siete lasciati alle spalle in perla. Questo bellissimo villaggio di case di legno tutte nuove, circondato da... Ci fa escludere che fosse un nano grigio? Bianco, perfetto, io quindi ce l'abbiamo. Quindi sei diviso. Esatto. Ma allora, la serata è andata bene, direi, la gente è stata partecipativa, si sono divertiti, almeno al mio tavolo abbiamo urlato, abbiamo salvato il mondo. Mio nonno ha condannato un villaggio di boscaioli a morte certa. Perfetto. No, c'ero. C'eri. La seconda serata, dal mio punto di vista, è stata la più assurda, ma più assurda perché ammetto di non essere un grande esperto di giochi, anzi, non sono un esperto di giochi di ruolo. Per me questo è un mondo abbastanza sconosciuto e per alcuni versi anche
incredibile, perché vedere adulti che entrano proprio nella psicologia dei personaggi, si immedesimano in storie di fantascienza, ma non solo, perché abbiamo visto che uno dei giochi di ruolo di questa serata, se non si è capito bene dal video, era ambientato in un ospizio, in una casa di riposo. Ma poi c'erano tutti, io li chiamavo piloti, no? Ma hanno un nome specifico, no? Erano i Nostromo della serata. I Master. I Master, sì, che hanno fatto questo meraviglioso, hanno condotto il gioco in una maniera pazzesca. Beh, nelle interviste si è visto, lo abbiamo capito quanto sono bravi, ma soprattutto quanto sono bravi i giocatori di questi giochi specifici, perché poi alla fine ti fidelizzi e diventi bravo a giocare a quel gioco lì. Sì. E fammi dire, Fra, piccola parentesi per l'organizzazione di questa serata, non essendo noi né tantomeno dei master e neanche degli espertoni, abbiamo chiesto anche l'aiuto per l'organizzazione di questa serata ai ragazzi del negozio di Dungeon Store Milano Nord di Via Picardi, Sesto San Giovanni, di appunto darci una mano per tenere e organizzare questa serata, e quindi un grazie particolare anche a loro, perché se la serata è riuscita così bene è anche grazie a loro, quindi appunto un ringraziamento particolare a Marco e Luca. Non lo so nella terza serata, però in questa seconda serata ho visto tanto entusiasmo, come nella prima. Adesso nella terza, visto che ero anche assente, voglio capire bene. Se per te non è un problema, la lanciamo. Vai, tutto tuo. Tutte le informazioni nel regolamento, di cui potete vedere una parte all'inizio. Perché alla... Ok, quindi il punto è... Il 3 novembre 2015. Poco prima sua moglie Elisenda. Ai. Bravo. E Peter cacciatore di bisonti, giusto? Cacciatore di sono stato distratto di aver pensato di uccidere Valeria. Diventa uno che gli scrive. E LeBlanc risponde a questo. E dato che il maggiordomo faceva tutti questi affari sporchi che hanno beccato lui, dice che lui pagava questo qua. Tutto qua. Il crimine può dormire già di più. Ah, quindi scrivi. Giorgio ha fatto il casino. No, dovuto a crisi respiratoria. Sì. Ma perché ha avuto una realtà? Quindi avete risolto il caso? Forse. Pensiamo. Forse sì. Forse. È vivo. L'ho visto proprio un altro. No, allora quando sono entrati quando in due sono entrati Everett e Seth. È passato alcune ore fuori dalla galera. Il minatore non la... ...penalite ed Everett sfidò il truffatore come sua consuetudine a un duello all'alba. Ero forzato quello di pensare che l'ereditario di Bill Stevens... Risolto l'in... Più o meno sì, abbiamo risolto il mistero. Vediamo il vostro punteggio, Mostra un po' le statistiche, allora. Nelle risposte completo 0 e per le carte addirittura meno 9. Un senza tetto, un membro della gang, un conoscente di LeBlanc. Per me un membro della gang. Segniamo? Vai Roby. Sì. C. Suo padre era morto lì. Il padre del reverendo era morto lì. Com'è andata allora? Bene, dai. John Watson. Risolto il caso? No, neanche per un sogno. Beh, allora, basta. Noi dobbiamo fare una serata mensile, Helios, fissa, dove si organizzano giochi in biblioteca, giochi da tavolo in biblioteca. Non è l'elettronica, è il mezzo che mette insieme giovani, meno giovani, giovanissimi, che anche in questa serata, ahimè, assente, ho visto entusiasti all'ennesima potenza. Elis. Assolutamente, nella terza serata il gioco in questione era Sherlock, erano dei giochi, anche questo è un gioco di carte poliziesco, ma non solo, con un'ambientazione poliziesco, ma non solo,
ed erano dei casi da risolvere, quindi dovevi capire chi era morto, come, chi era stato l'autore dell'omicidio. E il bello è che comunque sia alcune squadre più o meno ci sono riuscite e altre, come sentito nel video, hanno fatto tipo meno 9, meno 18 punteggi disastrosi. Il bello del gioco è anche quello, che non è che si vince per forza, a volte magari si segue... Addirittura perdere punteggio sotto lo zero è stato fantastico. Sì, e comunque poi erano tutti ugualmente contenti, anzi la serata era l'obiettivo della serata era quello di risolvere un caso, ma poi non so se si è capito dal video, finito quel caso dopo un'oretta di gioco, tutte le squadre hanno chiesto: vabbè, tu squadra numero uno che hai finito il gioco, passami le tue carte che voglio farne un'altra di partita. Quindi alla fine doveva essere una partita, in realtà poi sono state per ogni tavolo almeno due. E questo è sintomo del fatto che i ragazzi, gli adulti che hanno partecipato si siano divertiti. Allora, lo dico, dobbiamo assolutamente organizzare questa cosa... e proporla più volte, perché piace a chi organizza, perciò piace anche a noi, ma piace soprattutto a chi gioca, e devo dire che la richiesta c'è stata, perciò Helios, grande organizzazione, e un modello da tenere di conto, e assolutamente è giunta l'ora di chiudere. Assolutamente, Fra, io chiuderei dicendo che, visto il successo che hanno avuto queste tre serate, sicuramente riproporremo il tutto, e poi Fra, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Questa cosa qua è veramente una cosa pazzesca. Ciao ragazzi, no, penultima puntata del 2022, attenzione, perché stiamo preparando una gran sorpresa per la puntata finale, un regalo. E vabbè, se comunque sia, intanto cominciamo a augurare a tutti buon Natale, poi con l'ultima puntata vediamo. ciao Fra, ciao a tutti.